Il territorio si racconta questa mattina è in tour qui a San Demetrio Corone e stiamo partecipando a un interessante incontro, meglio denominato Educational Tour, che raggruppa una serie di guide turistiche, o meglio dei tour operator. Sia calabresi, ma anche proveniente da altri territori come la Campania, la La Puglia. Basilicata e la Puglia. Bene, il signor Cavallaro è l'organizzatore di questo incontro. Ecco, quale finalità, signor Cavallaro, diciamo Certo. per questo Beh, incontro? intanto è quello di far conoscere al grande pubblico un territorio poco conosciuto. Quindi l'Arberia, come viene chiamata normalmente, si tratta di questi paesi di origine albanese o Arbresh, per dirla nel termine corrente locale. Sono paesi che sono nelle zone pedemontane della Sila oppure del Pollino dall'altro lato. Noi siamo qui nella zona pedemontana silana, perché la zona pedemontana del Pollino è già abbastanza conosciuta: Civita, Frascineto, San Basile. Questi paesini qua, invece, di cui San Demetrio lo potremmo definire il punto di riferimento, essendo la località la più abitata, diciamo, il centro abitato più grosso. È il punto di riferimento di tutta questa zona qui. Ci sono cinque paesi di origine Arbresh che fanno parte di questo contesto della Sila greca, quindi San Giorgio, Vaccarizzo, San Cosmo, San Demetrio, Santa Sofia de Piro. Quindi sono cinque comunità che noi cercheremo di far conoscere in un unico tour che andremo a preparare subito dopo questo primo incontro con i colleghi. Chiaramente l'offerta è molto varia. Stamattina abbiamo visitato tante cose, ma ce ne sono tante altre ancora da scoprire, che sono tutte legate comunque a questo grande, fra virgolette, mistero, perché è sconosciuto quasi in Italia, questo mistero di questa popolazione albanese che è arrivata qui a partire dal 1400, tardo 1400 fino ai giorni nostri. Quindi è una comunità in crescita, soprattutto culturale, perché questa comunità ha riscoperto le sue radici, le vuole valorizzare, ci tengono a valorizzarle, e noi stiamo cercando di dare il nostro contributo professionale. Noi d'altronde facciamo questo, il nostro lavoro è quello di promuovere le località che hanno un minimo di possibilità di sviluppo turistico. Qui non c'è un minimo, qui c'è un massimo di possibilità e le stiamo cercando di fare uscire allo scoperto un po' tutte. Il nostro scopo oggi è questo. Dai primi approcci stamattina che abbiamo avuto il piacere anche noi di girare insieme a voi tour operator, abbiamo visto che c'è una bellissima offerta, non solo offerta culturale, va bene per la bellissima chiesa, per la tipicità anche della stessa chiesa, per il museo e per tante altre opportunità, per esempio il museo delle auto da corsa e anche diciamo un giro di sapori. Ecco, dobbiamo dire che questo paese in particolare, San Demetrio Corone, con la sua frazione, fra virgolette frazione, perché nell'antichità era macchia molto più importante di San Demetrio, ma oggi è una frazione del comune che è comune di San Demetrio, ci sono tante opportunità, ma queste opportunità, diciamo, che sono state messe allo scoperto, ecco, diciamo così, dall'ultima amministrazione comunale, che è quella che ancora regge questo territorio, con Ernesto Madeo, che è anche il titolare di questa azienda dove noi siamo graditi ospiti, che ha tenuto e ci tiene moltissimo a che queste peculiarità territoriali vengano messe in risalto e vengano fatte conoscere. D'altronde, se nessuno ci pensa, come noi sappiamo benissimo, noi abbiamo un bel vestito e lo teniamo costantemente nell'armadio, nessuno saprà che noi abbiamo un bel vestito. Ecco, questo è accaduto finora qui. Cioè, avevamo veramente, avevano queste popolazioni dei bellissimi vestiti, e non solo come metafora, perché effettivamente avevano anche dei bei costumi che nessuno però conosceva, perché nessuno si era preso la briga di farli conoscere. Quindi noi cercheremo di far conoscere, a parte il Museo dell'Auto, che è una novità bellissima, tra l'altro, e la persona che lo ha messo in piedi merita tutta l'attenzione possibile, perché si vede che è un appassionato, l'avete potuto notare anche voi, ma tutto il resto, dall'ottima cucina di cui avete adesso un assaggio, ai prodotti tipici, all'olio extravergine d'oliva, che qui
Addirittura fino a qualche anno fa qualcuno faceva ancora l'olio per, col sistema dell'affioramento, che è un sistema antichissimo che pochi conoscono e che qualcuno qui ancora fa. E quindi queste cose vogliamo portare alla ribalta. Noi stiamo facendo anche uno studio come tour operator sull'origine della coltivazione dell'ulivo in Calabria. Pochi sanno che in Calabria l'ulivo fino a circa 2000 anni prima di Cristo l'ulivo non era presente, e l'ulivo come lo coltiviamo adesso è stato introdotto addirittura dai monaci basiliani nel VI secolo dopo Cristo. Tutte queste cose noi, che sono di natura storico-culturale, le vogliamo mettere a disposizione di tutti, perché soprattutto per l'olio c'è un gran parlare in Italia oggi, ma pochi sanno effettivamente da dove proviene questo oro liquido. Lei sta dicendo tantissime cose interessanti, dove alla base di tutto c'è la divulgazione di queste conoscenze, di queste peculiarità. E noi, come canale YouTube La Città del Crati TV, abbiamo il piacere di poter divulgare le cose che ha già detto, ma che nel corso della giornata noi andremo a riprendere con tutti i nostri ospiti. Ok, io vi ringrazio. Okay. Vi ringrazio per la partecipazione. Grazie. Come già detto, ci troviamo a San Demetrio Corone e abbiamo il piacere di incontrare il sindaco, il signor Madeo, che tra l'altro è anche, ci sta ospitando nella sua bellissima struttura, un'interessantissima Accademia del Gusto, perfetto. Sindaco, in questo momento ci sono una serie di ospiti, dei tour operator provenienti non solo dalla provincia di Cosenza e dalla Calabria, ma anche da altre regioni come Campania, e Puglia e Basilicata. Sì, io intanto vi saluto a nome mio e a nome di tutta l'amministrazione comunale, voi tutti, perché è stato piacevole sapere che oggi venivate a trovarci nella nostra piccola comunità di San Demetrio Corone, comunità Arbrescia. E come minimo era doveroso ospitarvi nella mia accademia, quindi siete benvenuti anche nella nostra azienda, che l'accademia racchiude tutto quello che è la filiera, che rappresenta la filiera Madeo. Quindi la filiera Madeo è un processo produttivo che inizia dalla parte agricola per poi finire nelle trasformazioni dei prodotti. La valorizzazione ovviamente del suino nero, che è quello che ci sta più a cuore, ma non solo, anche i suini di Calabria e DOP. Una serie di prodotti vengono prodotti nei vari stabilimenti, come potete vedere da questa parte abbiamo il famoso prosciutto di suino nero, da quell'altra parte abbiamo i salumi tradizionali calabresi, abbiamo i calabresi DOP e abbiamo sempre anche i salumi del suino nero di Calabria. Quindi le produzioni vostre sono più concentrate sulla filiera dei salumi? Sì, sono concentrate sulla filiera dei salumi, ma racchiudono all'interno della filiera anche la lavorazione dell'olio, perché diventa un prodotto, un ingrediente principale nella nostra anduia, che chiamiamo appunto l'anduia nobile, in funzione proprio dell'olio extravergine d'oliva che viene prodotto nelle nostre colline ioniche persilane. Poi un altro ingrediente altrettanto importante, altrettanto famoso per la Calabria, è il peperoncino. Quindi il peperoncino è l'ingrediente principale che compone poi le nostre produzioni. Questa è una fascia, per quanto attiene la filiera dell'olio, importantissima, perché è una fascia dove si produce, a detto degli esperti chiaramente, i migliori oli della provincia di Cosenza. Sì, tutta la comunità Arbrescia, le colline ioniche presilane sono storicamente, e non solo, ma con tanto di certificazione, intanto perché hanno avuto la DOP e la IGP, ma sono le famose colline da dove i greci venivano a fare le loro scorte sia di olio che di vino, quindi sono colline famose perché sono ventilate bene, e anche il terreno è un terreno molto ricco, e quindi è un terreno che si adatta benissimo sia all'olivicoltura e alla viticoltura. Mi permetto di aggiungere che l'esposizione di quest'area è esposta ad est, per cui i primi raggi, quando il sole sorge, bacia queste colline, conferendo ai prodotti che ne derivano servevolezza e gusto. Dice bene, infatti guarda alla Magna Grecia, quindi allo Ionio,
da qui si vede questo splendido mare, soprattutto quando giornate belle come questa di oggi, e noi ci rallegriamo vedendo questa pianura spettacolare che è quella della Sibaritide, e nello stesso tempo il mare Ionio, che è un mare altrettanto piacevole e bello da vivere. Siamo sempre a San Demetrio Corone e in questo tour del territorio si racconta, va bene, abbiamo il piacere di incontrare il dottor Leone, della Lega Ferruccio Lione della Lega Navale. Ecco, in questo tour, diciamo, in favore di promozione dei tour operator, ecco, la sua presenza della Lega Navale ci ha incuriosito. Sì. Eh sì, è vero, perché forse è la prima volta che una Lega Navale, molto curiosa la nostra, perché facciamo all'interno della Lega Navale e all'interno del villaggio Laghi di Sibari anche turismo, perché sia proponiamo ai nostri soci e a tutti diciamo gli utenti dei laghi di Sibari attività di turismo, cioè quindi delle escursioni, soprattutto sostanzialmente delle escursioni giornaliere a livello culturale sostanzialmente. Allora, qual era il nostro desiderio, anche la nostra curiosità, direi, quella di conoscere l'immediato territorio adiacente alla nostra zona. Quindi il nostro territorio, distiamo da qui, dai laghi, circa 25 chilometri, quindi è un luogo questo che è molto appetibile per noi, per poterlo godere sia durante l'anno che soprattutto d'estate, e portare i nostri soci e fare iniziative anche convegnistiche in questi luoghi, perché io non devo per forza fare, per esempio, la nostra convegnistica e tutte le attività escursionistiche solo lì ai laghi e nelle immediate vicinanze. Qui è un posto raggiungibilissimo, neanche mezz'ora si raggiunge questo luogo, per cui la curiosità nostra, quindi anche di Cavallaro, che sostanzialmente è il nostro promotore, insomma, di queste iniziative e di altre attività, è quella di andiamo a conoscere un territorio interessante, tra l'altro nuovo per quanto riguarda il turismo, che offre interessanti spunti turistici, quindi attrattive tipiche. Poi, ecco, in merito a quello che lei sta dicendo, ecco, cosa cerca di più il turista? Al di là, ecco, perché noi siamo, appunto, come lei ha detto, vicino ai laghi di Sibari, vicino al Mar Ionio, e quindi il flusso può entrare nell'entroterra. Ma questo turismo che arriva da fuori, cosa cerca in particolare nelle nostre aree interne? Allora, il turista cerca soprattutto delle novità, vedere cosa che non conosce già. I turisti vengono soprattutto lì nella Sibaritide, vengono da grandi centri urbani, no? Bari, Napoli, Cosenza, per dire, anche dalla Calabria, però non conoscono i nostri e apprezzano molto i nostri centri storici limitrofi, i piccoli borghi di cui disponiamo nella Sibaritide. Faccio l'esempio di Civita, e come anche questo vostro borgo che è qui. Quindi c'è la tipicità della cultura Brescia con tutte le sue attività, caratteristiche distintive della cultura Brescia, la cucina per esempio, come abbiamo poi visto. E poi devo dire, siamo arrivati in questo centro che non sembra di essere neanche in Italia, voglio dire, o comunque sicuramente non sembra di essere al sud. Queste sono iniziative d'eccellenza, questo tipo di accoglienza, questo centro Mamadeo di cultura, che va sicuramente
diciamo utilizzato e comunque vissuto. Quindi noi faremo tesoro di questi luoghi, di tutte queste conoscenze che sono venuto oggi a vedere, e cercheremo di utilizzarle con grande profitto. Volevo precisare ai nostri ascoltatori che ci seguono che noi siamo a San Demetrio Corone, che è un paese Arbresh di origine albanese, ecco perché il tour di Educational Tour, ecco, in particolare vuole mettere in evidenza la cultura dell'arberia, di cui San Demetrio è un punto di riferimento. Intanto io le voglio chiedere, vista la sua esperienza anche, cosa bisognerebbe fare per promuovere ancor meglio, ecco, la nostra offerta turistica? Beh, innanzitutto ci sono oggi vari operatori turistici, agenzie sostanzialmente, che promuovono, sanno come promuovere il turismo. Io le posso dire le mie esigenze, quelle possono essere, e che possono essere le esigenze di varie realtà, tipo associative e associazioni varie che ci sono nel territorio. Avere, per esempio, lo facevo proprio presente a tavola, avere la possibilità di un percorso, praticamente un canovaccio di una giornata dell'arberia, un percorso dell'arberia, in modo tale che noi o in 30 o in 20 oppure anche le quattro persone, la famiglia che parte dalla nostra costa, viene a farsi la giornata e sa dove andare. Quindi, quindi ritiene, ecco, un pacchetto dove praticamente c'è il percorso, che può essere squisitamente culturale, no, gastronomico, esatto, e quant'altro, poi vedere i vari musei, avere la disponibilità di una guida turistica, esatto, avere una segnalazione dei ristoranti per i piatti tipici. E anche la ricettività, quindi chi vuole fermarsi, avere l'elenco per esempio delle disponibilità dei bed and breakfast o alberghetto che si possa trovare in questa zona, ma soprattutto il bed and breakfast, che è oggi la soluzione ottimale per questo tipo di turismo, secondo me. Lei ci ha dato degli ottimi spunti per promuovere ancor meglio quelle peculiarità che il nostro territorio ha, a queste grandi potenzialità. E oggi che abbiamo avuto il piacere di visitare chiese, musei, ecco, abbiamo potuto constatare che c'è un'ottima offerta, va bene? E in particolare la cosa che a noi ci ha fatto piacere, lo dico per i nostri ascoltatori, che stamattina una guida turistica addirittura ha formato una quarantina di giovani studenti, va bene? Proprio per tramandare, conservare bene la memoria, spronare la conoscenza per poterla poi offrire a tutti i signori e ai turisti che vengono. Esatto, esatto. La cosa fondamentale, ritengo, è far conoscere il proprio territorio. Significa non le grandi opportunità, le grandi opere, ok, ci sono anche per questi centri storici, è già il centro storico di per sé, che è una risorsa, è un patrimonio culturale, storico, architettonico, umano, che bisogna far conoscere. Allora, tutte queste piccole conoscenze fanno le opportunità, diciamo, costituiscono l'opportunità per un territorio, un posto così bello come questo, di farsi conoscere dai turisti limitrofi che vengono nelle zone turistiche costiere, che sono oggi qui da noi le più frequentate, ma non queste zone non conoscono bene questi territori interni. Allora è un'apertura verso il mare, verso questo nuovo, il turismo vacanziero, diciamo, estivo, e soprattutto per prima quelli, e poi naturalmente viene da sé il turismo invece degli appassionati, di quelli che vanno in cerca di eventi e di conoscere posti culturalmente interessanti, e capire e apprezzare le varie culture che questi nostri luoghi della Calabria possono offrire.
particolarmente Napoli, è abbastanza sviluppato, ecco, ci può portare in questa nostra Calabria? Allora, diciamo che dopo 21 anni di attività l'obiettivo di questo Educational, anche grazie al signor Antonio Cavallaro che conosco da tempo, è di portare un po' il mio know-how in questo territorio. Il turista richiede attività outdoor, richiede attività culinarie, richiede nuovi territori da visitare, e questo territorio in particolare ha un forte potenziale per uno sviluppo turistico. Quindi ecco, a differenza del turismo, oserei dire di massa, che preferisce visitare le grosse città, vedere i monumenti importanti, eccetera, c'è un turismo che si vuole sviluppare più sulle peculiarità del territorio. Ecco, e come lei ha potuto constatare, qua almeno siamo in un percorso dell'Arberia, cioè dei paesi albanesi, ma che c'è tanto da offrire. Cosa l'ha interessato di più in questa prima parte della mattinata? Allora, l'interessato particolarmente è che qui si può sviluppare un turismo di nicchia, e visto che ci accingiamo a turismo dei ritorni, 24-27, turismo dei ritorni, dove tutti, diciamo, le terze, quarte e quinte generazioni degli immigrati, voi campani, voi lucani, voi calabresi, c'è un forte richiamo alla terra d'origine, per cui l'obiettivo di stare qua oggi è di fornire i servizi a questo tipo di traffico che si può sviluppare sul territorio. E quale altra promozione, lei che viene da questo settore, sarebbe interessante, come dire, suggerire un po' ai nostri, visto che c'è un incontro di esperienze diverse con i nostri tour operator? Allora, innanzitutto io suggerirei di creare una rete dei territori. Essendo qui tutti piccoli comuni, nessuno può pensare di andare via da solo, perché una rete dei territori, proporsi tramite la rete delle agenzie di viaggio tour operator, qualcheduno che gli gestisca la comunicazione in Italia e all'estero, e utilizzare molto quelli che sono i canali social. Ecco, a proposito di social, noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che tutto ciò che noi stiamo stamattina producendo sarà inserito sul canale YouTube La Città del Crati TV, quindi anche noi indirettamente stiamo facendo divulgazione delle nostre bellezze. Allora, nell'ambito dei nostri ospiti abbiamo anche il piacere di incontrare un rappresentante della Regione Puglia. Ecco, le vorrei chiedere cosa l'ha colpito nell'arrivare in queste aree interne, nel conoscere questa nostra gente, degustare i nostri cibi. Sì, sono Antonio Ruggero della Guanale Travel Doc di Taranto. Ringrazio l'organizzazione per l'invito, soprattutto Giulio Pignataro e Antonio Cavallaro. Mi ha colpito soprattutto l'ospitalità della gente di questo luogo, a me sconosciuto per la cultura albanese, soprattutto per il culto religioso, e poi mi ha colpito tantissimo il paesaggio. Da qui si possono apprezzare sia l'Alpennino che anche il mare, colori stupendi, una giornata di sole bellissimo, quindi dieci lode per l'iniziativa e la giornata. Aggiungo 10 lode per queste impressioni positive che il Signore ci ha voluto offrire, e principalmente, ecco, per il nostro ambiente, che mi permetto di dire incontaminato. Sì, concordo, ambiente, soprattutto prodotti alimentari eccezionali, sono reduce di una sana mangiata, complimenti per il territorio. Visto che hai citato i cibi, cosa ha gradito di più nell'ambito delle portate? Beh, qui nell'azienda, nella filiera Amadeo, sicuramente i salumi sono stati molto buoni, e le orecchiette impastate con le rape hanno ricordato molto i prodotti pugliesi, quindi bene questo connubio, complimenti. Abbiamo il piacere di incontrare il signor Mandato di Roggiano Gravina,
che si sta affacciando da anni, o meglio da anni un po' persegue la divulgazione e la promozione turistica. Ecco, ci parla un po' della sua società e a cosa mirate in particolare? Allora, innanzitutto grazie, la società con la quale che condivido insieme ad altri soci, ciascuno si occupa in maniera peculiare di un'attività che è in qualche modo conforme con la relativa esperienza, si occupa di promozione del territorio. La società si chiama Esaro Felice perché sostanzialmente nasce all'interno del territorio della Valle dell'Esaro, territorio che comprende 17-18 comuni, che ha una popolazione di circa 60.000 abitanti, ma che, come tutti gli altri territori interni della Calabria e non solo, vive il fenomeno dello spopolamento. Il motivo per cui è nata questa società è per cercare di dare uno sviluppo in qualche modo compatibile con quelle che sono le peculiarità del territorio, quindi senza inventarci aziende o industrie che non hanno alcun senso, o perseguire obiettivi che hanno già avuto un cattivo successo. Allora abbiamo cercato di far leva su quelle che sono le nostre peculiarità, che sono essenzialmente la natura, il cibo e i posti incontaminati. Quindi la Esaro Felice si occupa di organizzare nella parte prospiciente al Pollino, perché in realtà l'Esaro confina con il Pollino, escursioni sul massiccio del Pollino, e facciamo escursioni sia a piedi, facendo trekking, hiking, passeggiate a cavallo e soprattutto percorsi di e-bike. La società è fresca, in realtà è molto giovane perché ha un anno e mezzo di vita, però abbiamo organizzato diverse cose. Una fra queste, ci tengo a ribadirla, è un gemellaggio con il territorio della Valtellina e Valchiavenna. Noi fatto una visita a loro, loro ci hanno ospitato facendoci cucinare i nostri prodotti. Questo è successo a luglio dello scorso anno. Ad ottobre dello stesso anno hanno in qualche modo restituito la visita, in questo caso siamo stati noi ad ospitarli, offrendo ai commensali i loro prodotti. Da qui è nata una collaborazione, perché il nostro obiettivo è quello di creare nuovi mercati per le nostre produzioni di eccellenza. Ecco, lei ha parlato anche di promozione a livello ambientale, gite, percorsi naturalistici e quant'altro, ma nell'area della Valle dell'Esaro mi pare che ci siano anche dei siti archeologici di una certa importanza, ecco. Sono richiesti, c'è un'offerta e promozione per questi siti, come, se non erro, l'Arderia, mi pare, sotto Roggiano Gravina. Esatto, ci sono due siti archeologici di epoca romana, uno è all'Arderia nell'agro del comune di Roggiano Gravina e l'altro è a Malvito, si chiama Paucciuri, quella zona, peraltro molto vicina, per cui gli studiosi pensano che faccia parte dello stesso giacimento archeologico. Ci sono anche la bellezza del territorio della Valle dell'Esaro, che ci sono insediamenti anche precedenti ai romani, basta pensare a Grotta della Monaca a Santa Cata d'Esaro, o tante altre situazioni. Adesso qui ci troviamo a San Demetrio Corone, siamo in un territorio della cinta dei comuni di rito bizantino e ci sono tante realtà che sono assolutamente molto belle. Il problema qual è? Che è un po' il problema di tutto il turismo calabrese, è quello di fare rete. È una parola così abusata, molto spesso si sente parlare, poi in realtà non si attua mai. Perché non si attua mai? Perché non c'è una visione comune di uno sviluppo territoriale. Un appello che faccio io a chi ascolterà questo video, e mi auguro anche agli amministratori che sono coinvolti: cerchiamo tutti, imprese, territori, istituzioni, di fare rete per spendere al meglio i fondi del PNRR, perché altrimenti perderemo anche questa occasione e poi alla fine non potremo certamente lamentarci.
la nostra giornata continua, la nostra giornata di educational tour, e abbiamo il piacere di avere il promoter Giulio Pignataro. Lei so che è da tantissimi anni inserito nel settore turistico, ecco. Vorrei che lei facesse il punto, visto che tra altre cose è stato uno degli organizzatori di questa giornata, sul turismo qua in provincia di Cosenza. Assolutamente sì, già San Demetrio Corona è conosciuto per la sua grande storia, per i suoi monumenti, le sue opere d'arte e soprattutto la grande accoglienza che ha questo popolo dell'area della Silia Greca. In collaborazione con il sindaco Matteo e il tour operator di Sibares Tour, Tonio Cavallaro, abbiamo deciso di veicolare tramite i nostri amici tour operator da tutto il sud Italia, tour leader, guide turistiche culturali e anche società turistiche e commerciali, di farli notare che anche all'interno dei nostri borghi ci sono eccellenze come quella di San Demetrio Corone. E come San Demetrio Corone noi abbiamo tantissimi borghi che sono meravigliosi per la tradizione, i costumi, gli usi, la cucina, i monumenti, e c'è tanta bellezza. Allora mettiamo in risalto, facendo notare quali sono le attrazioni più importanti, insieme a musei pubblici, musei privati, le chiese e soprattutto l'enogastronomia, che è un po' una delle attrazioni più importanti dell'area, di tutti i borghi calabresi. Ecco, cosa chiede in particolare il turista che viene da fuori? Al di là delle curiosità, dell'ambiente, di nuove conoscenze, ma a cosa va alla ricerca? Ma io adesso ti rispondo dalla mia esperienza di accoglienza ai turisti nei vari centri di formazione turistici dove ho lavorato, Cosenza, Altomonte e in giro per le fiere turistiche che contano in Italia, tra cui la BIT, la BMT di Napoli, Rimini, il TTG. Allora sicuramente chiedono l'accessibilità ai monumenti, un'accoglienza, i servizi che ci sono in maniera naturalmente adeguata anche ai borghi che si va a visitare, e cerco naturalmente quell'esperienza. Oggi va tantissimo il turismo esperienziale, cioè vivere un'esperienza, non solo fare una visita guidata fredda con la guida turistica, ma cerco naturalmente quell'esperienza da fare in un contesto, anche il feedback con i cittadini, si va a prendere il caffè in un bar, alla pasticceria, si va a fare shopping nelle botteghe gastronomiche, si visita un museo, vogliono le cartoline, vogliono dei gadget, quindi cercano quelle piccole cose comunque che borghi come San Demetrio Corone sicuramente può dare. C'è grande disponibilità da parte dell'amministrazione comunale presieduta dal sindaco Ernesto Matteo e da parte di tutta la sua giunta, e soprattutto la cittadinanza è molto accogliente e molto disponibile. Cosa bisognerebbe fare ancora di più per promuovere la nostra regione e in particolare divulgare questi circuiti turistici minori? Beh, la regione già sta lavorando da anni per quanto riguarda tutte le fiere più importanti, non solo italiane, come dicevo prima, è citata la TTG di Rimini, la BIT di Milano, la BMT di Napoli, Berlino, Amburgo, anche negli Stati Uniti stanno investendo moltissimo sul marketing turistico, ma anche da parte dei tour operator investire sull'incoming, i turisti che li portano, nella gran parte sono i tour operator, le famose agenzie di viaggio e turismo, noi ne abbiamo 250 in Calabria. Devono investire molto anche il privato. Il privato, come in questo caso gli educational tour, nascono proprio per veicolare da subito, perché il tour operator viene a visitare, vede le location, vede naturalmente tutto ciò che ha bisogno il turista e i loro clienti in questo caso, e poi vengono a visitare da subito la località. Mentre quando si va nelle fiere c'è il B2B cosiddetto, quindi il business to business, gli si dà il pacchetto turistico, ma non vedono comunque quello che è la realtà. Quindi gli educational tour, puntare sia la regione su educational tour in Calabria, come è stato fatto in passato con i tour operator tedesca a Reggio Calabria, al meeting di Reggio Calabria qualche anno fa, ma investire territorio per territorio con gli educational tour area per area. Io questo posso consigliare alla regione, al presidente Occhiuto e soprattutto ai sindaci dei borghi, di investire sul marketing turistico. Adesso c'è Facebook, c'è TikTok, c'è Instagram. Utilizzare i social che sono a costo zero. Stamattina, diciamo,
con la presenza a San Demetrio Corone si è iniziata un'idea, quella di promuovere l'arberia, il circuito dei paesi albanesi. Ecco, cosa hanno da offrire in più questi paesi rispetto al turismo normale? Beh, ricordiamo che si affacciano sullo Ionio, Corigliano, Rossano, San Demetrio Corone, Santa Sofia di Piro, Vaccarizzo, San Giorgio e San Cosmo. Sono conosciuti per il turismo di prossimità, cioè turisti che arrivano dallo Ionio, oppure gli emigranti che portano amici, gli studenti che portano amici, ma non dal punto di vista turistico. Il turismo organizzato è un'altra cosa, non è il turismo cosiddetto di riflesso, ci arrivi per caso, arrivi a visitare tramite gli amici e poi ti fermi nel ristorante, quello è il turista cosiddetto di riflesso. Invece il turismo organizzato va organizzato, va programmato, si devono creare degli obiettivi, in questo caso pubblico e privato sono l'ottima, è importante secondo me, progetto su cui devono lavorare i sindaci, la rete, quindi essere in rete con altri comuni, in questo caso abbiamo detto i 5 comuni della Sila Greca, e fare rete con altre realtà, non solo quelle della zona grecanica. È molto importante fare rete, perché è una parola che stamattina ho sentito in più circostanze, la possibilità di interconnettersi con anche le varie amministrazioni. Esattamente, oggi abbiamo l'esempio, tour operator di varie regioni che si sono interfacciati non solo per visitare quest'area, ma poi si va a visitare un'altra area della Calabria, un'altra area in questo caso di altre regioni. Quindi la rete è intesa che bisogna collaborare, bisogna coadiuvare i lavori, quindi pubblico e privato, e si può aumentare il flusso di turismo non solo locale ma anche regionale. Adesso, nella sua lunga esperienza di promoter, ecco, ci può dire qualche curiosità o qualche episodio simpatico che lei ha avuto il piacere di vivere in questi anni? Vado a sincero, ultimamente un gruppo di Altamura pugliesi a Terranova da Sibere, visitando la realtà, hanno visto la prima chiesa di Sant'Antonio da Padova, poi noi facciamo subito la degustazione allargata, quindi le classiche polpettine della nonna, poi le crespelline fritte fatte dalle signore. In quale località? Mi a Terranova da Sibari. E hanno detto i turisti pugliesi, per noi già l'esperienza che abbiamo vissuto con la degustazione, e possiamo anche andare via perché siamo felicissimi di aver fatto questa esperienza, quindi ultima, ma tante altre che non si aspettano di tanta bellezza, perché poi ricordiamo anche le immagini che è alla Calabria, quindi bisogna campare questo aspetto che è una regione bellissima, abbiamo Pollino, Sila, Spromonte, Ionio, Tirreno, non ci manca nulla, bisogna soltanto riempire quel contenitore di formazione, soprattutto di farlo conoscere attraverso, come sta facendo adesso con i fiction di film, il turismo cosiddetto cineturismo, l'enoturismo, il cicloturismo addirittura. Ricordiamo che la Calabria è prima, insieme al Trentino, come itinerari del cicloturismo. Anche questo, in quest'area si può fare benissimo, perché è un'area meravigliosa, c'è la Sila Greca, c'è lo Ionio vicino, e quindi si può fare anche questa tipologia di turismo, ma soprattutto turismo culturale ed enogastronomico. Noi siamo un canale TV, un canale YouTube di promozione del territorio. Ecco, lei come promoter, che messaggio vuole lanciare ai nostri ascoltatori? Non solo ai vostri ascoltatori, soprattutto quello che le amministrazioni, come è successo oggi qui a San Demetrio, come è successo a Terranova Sibari, come è successo a Tarsia e in altri borghi che sono organizzati. Io parto dall'apice Tropea, che adesso ha l'immagine più importante non solo calabrese ma in Italia. Ecco, seguire, copiare non è una brutta parola, cioè copiare il positivo, emergere con la grande bellezza che hanno i territori, fare questo, cioè fare quello che fanno in altri territori anche quando non ci sono soldini, perché naturalmente si può fare anche senza grandi finanziamenti, ma ci vuole amore, dedizione, professionalità e mettere al posto giusto le persone che sono capaci di far emergere una località.